Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un giro prima del lockdown delle feste e parleremo un pochino della moto. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale e lasciare un like. Il TRK, moto che ho acquistato ad agosto e ho percorso 1300 km fino ad oggi, è dal punto di vista strutturale una moto imponente e dal look della carenatura aggressivo. Se avete visto qualche mio vecchio video, l'ho provata su qualsiasi manto stradale, da quello urbano a quello extraurbano. È una moto che ricordo che ha un serbatoio da 20 litri per un'autonomia e consumi davvero incredibili che permettono viaggi di media lunga percorrenza. E tra le curve la moto si dimostra precisa, tenere la traiettoria e in piega va bene, ma bisogna stare attenti sempre al cavalletto centrale che tocca. La domanda che tutti si chiedono è come vada il TRK in 2. Il passeggero viaggia comodo grazie alla sua sella ampia e ben imbottita con pratica maniglia a cui tenersi. In due con questa moto si va dappertutto e i consumi rimangono praticamente uguali. E nel salite anche con il passeggero non ho notato grossi battimenti del motore. La moto, come ho già detto in uno dei miei primi video, a circa 6.000 giri e 130 km orari si avvertono vibrazioni alle pedane, anche quelle posteriori, ma sono sopportabili. Il motore bicilindrico di questa moto è vero, ha pochi cavalli, solo 48, ma è davvero progressivo e lineare. Si potrebbe valutare un cambio della corona e del pignone per darle un po' più di brio. Comunque ragazzi, nel complesso con questa moto mi trovo molto bene e consiglierei l'acquisto. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e grazie anche a questo la TRK è una delle moto più vendute in Italia. Ragazzi, il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciate un like, altrimenti un non mi piace. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video. E prima che finisca il video ho una domanda: cosa ne pensate della nuova TRK che uscirà nel 2021 e cosa invece ne pensate della TRK 800? Fatemi sapere nei commenti. Adesso buone feste e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!